Finanza.com, Salone del Risparmio 2015 con Andrea Boggio, Head of Discretionary Business di Nordea. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie. Ecco, lo scenario sui mercati obbligazionari vede i rendimenti dei titoli di Stato in prossimità dello zero. Qual è lo scenario di Nordea in questo contesto? Il fatto che i tassi, i rendimenti, specialmente nella curva europea, ma non solo, siano veramente ridottissimi, per molti segmenti della curva addirittura negativi, è un'evidenza di fatto. E ovviamente questo, che è stato causato principalmente dall'intervento della Banca Centrale Europea con il QE scatenato da Draghi come arma per risollevare i destini del nostro continente, è anche un problema abbastanza sentito dai risparmiatori, che ovviamente non trovano più rendimenti in segmenti tradizionali come quello obbligazionario. Diciamo che in questo contesto una delle idee in termini di asset class che può ancora dare delle soddisfazioni è quello del segmento high yield, cosiddetto dell'alto rendimento, e parliamo in questo caso delle obbligazioni con un pochino più alto rischio, che non sono nella fascia cosiddetta investment grade, ma che offrono ancora rendimenti interessanti purché selezionate con attenzione. Questo segmento sta vivendo un momento ancora interessante perché i tassi di default in Europa sono veramente bassi, sotto l'1%, quindi le aziende che falliscono sono molto poche. Si stanno affacciando sul mercato numerose emissioni, diciamo in maniera più scarsa all'inizio dell'anno, ma adesso con più convinzione in questo secondo trimestre. E quindi diciamo ci sono tutti gli elementi per poter guardare a questo segmento come una piccola alternativa di portafoglio nella quale ricavare ancora rendimenti interessanti, quando in realtà la maggior parte dei titoli sovrani non rendono più molto. Ecco Andrea, abbiamo parlato di obbligazioni corporate, qual è l'offerta di Nordea in questo segmento? Sì, noi in Nordea abbiamo un fondo storico che ha tantissimi anni di track record, che si chiama European High Yield Bond Fund, che è proprio specializzato nelle obbligazioni al di sotto dell'investment grade, quindi che investe esattamente in questa fascia. Il nostro atteggiamento è quello di una gestione molto molto prudenziale, con la massima focalizzazione non né sui benchmark né sui settori del mercato, ma proprio sulle singole emissioni, sulla qualità dei nomi che mettiamo in portafoglio. E quindi cerchiamo di concentrare il portafoglio su 70-80 titoli in maniera molto convinta, ma con grandissima attenzione alla qualità di quello che mettiamo in portafoglio. Ecco, oltre alle soluzioni obbligazionari, Nordea cosa mette a disposizione dei risparmiatori italiani e dei loro promotori in questo contesto di mercato? Le soluzioni che ci chiedono gli investitori molto più frequentemente in questo periodo di tassi bassissimi sono soluzioni che possono, diciamo, abbracciare in un unicum una buona allocazione, quindi fondi che fanno asset allocation, quali ad esempio il nostro stable return, che con una volatilità veramente bassa intorno al 4% riesce ancora a offrire rendimenti veramente interessanti, oppure il suo fratello, diciamo, flexible fixed income, che riesce a fare portafogli obbligazionari bilanciati, anche questo con pochissimi rischi, ma comunque con rendimenti del tutto dignitosi. Andrea, ti ringrazio, buongiorno e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata.